capito che eravamo di fronte a un intervento diverso dagli altri, in cui ad essere soccorsi non erano degli estranei, ma eravamo noi, insieme a un carabiniere che era lì insieme a noi. In quelle ore si è passati dalla speranza che tutto si risolvesse, come spesso accade, per il meglio, a rendersi conto che le cose non sarebbero andate così. Prima il ritrovamento del primo corpo senza vita, poi il secondo, poi il terzo. Un piccolo sollievo sapendo che gli altri colleghi e il carabiniere erano feriti, ma stavano discretamente bene. Poi l'incredulità per quello che stavamo vivendo. Non era un sogno, ma era la realtà. Poi la rabbia, perché bisogna capire perché e chi ha fatto questo. Poi il cordoglio di un paese, non di una città, istituzioni, colleghi, amici, persone comuni, bambini, scolaresche, una manifestazione di vicinanza e di affetto indimenticabile. E poi il saluto, l'ultimo. E per questo, con il consenso del capo del Corpo Nazionale, ingegner Dattilo, vi voglio leggere il messaggio che l'ingegner Dattilo ha voluto far pervenire per mio tramite alle famiglie dei colleghi. Carissimi Matteo, Marco e Nino, nel giorno in cui vi salutiamo, vorrei farvi sentire l'abbraccio forte e affettuoso di tutti i colleghi del corpo che piangono per la vostra perdita. Quello stesso abbraccio che ci scambiamo dopo che l'intervento è finito bene. Un gesto semplice ma importante per ringraziarvi del vostro servizio e dire che vi vogliamo bene e che rimarrete per sempre nei nostri cuori. Lo stesso abbraccio voglio dare agli affetti che hanno accompagnato le vostre vite: mogli, compagne, figli, madri e padri, sorelle, fratelli e amici. Un abbraccio che vuole stringere così il vostro dolore e testimoniare che siamo e saremo molto vicini a voi tutti nella grande famiglia dei Vigili del Fuoco. Ancora un abbraccio forte alle donne e agli uomini del turno, del comando e a tutti coloro che hanno condiviso con voi il tempo dell'attesa, della preparazione, dell'addestramento e l'adrenalina che si prova nell'intervento. Ciao ragazzi. Sono orgoglioso di essere il vostro comandante. Viva i Vigili del Fuoco! Viva i Vigili del Fuoco, quello che ha detto anche Marco Triches. Sono preghiera a Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. Un Vigile del Fuoco.
e Dio, che illumini i cieli e colmi gli abissi, arda nei nostri petti perpetua la fiamma del sacrificio. Fa più ardente della fiamma il sangue che ci scorre nelle vene, vermiglio come un canto di vittoria. Quando la sirena urla per le vie della città, ascolta il nostro palpito dei nostri cuori votati alla rinuncia. Quando a gara con le aquile verso di te saliamo, ci sorregga la tua mano piagata. Quando l'incendio irresistibile avvampa, bruci il male che si annida nelle case degli uomini, non la ricchezza che accresce la potenza della patria. Signore, siamo i portatori della tua croce e il rischio è il nostro pane quotidiano. Un giorno senza rischio è non vissuto, perché per noi credenti la morte è vita, è luce. Nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, nell'inferno dei roghi, la nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio. Per Santa Barbara martire, così sia. La grande famiglia dei vigili del fuoco, diceva l'ingegner Dati.